Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Presentata in comune la manifestazione AIROC, musicisti improbabili. Abbiamo ascoltato la presentazione di questo evento che si è svolto nella prima quindicina di settembre e ascoltiamo subito l'assessore alla cultura del comune di Livorno, Serafino Fasulo. Questa iniziativa non è frutto del lavoro svolto in questi due mesi, anche se ci piace conservare il lavoro che è stato fatto in precedenza, soprattutto laddove ne riconosciamo il valore, e soprattutto ci piace intervenire nella misura del possibile perché questo possa essere migliorato e possa essere agevolato. AIROC è una associazione di un'importanza capillare, mi spiego meglio, insiste su un territorio che si chiama Corea, che appartiene all'area nord, che io conosco abbastanza perché ho avuto anni fa il modo di intervenirci della natura, e che insieme a Shanghai, al dirimpettaio Shanghai, in qualche modo è sconosciuta buona parte della città. Sembra incredibile, ma molti livornesi non conoscono questi quartieri. Sono quartieri che sono segati in due dall'Aurelia, quindi non ci si entra se non per motivi ben precisi. Questo ovviamente dal punto di vista della frequentazione li penalizza. Questo per dire che le iniziative che si svolgono in questi luoghi sono importanti al di là del contenuto dell'iniziativa. In questo caso, oltretutto, abbiamo un'iniziativa di contenuto egregio. A dimostrazione di quanto la buona volontà e l'enza, più che l'adesione, che si tratta di vedere l'enza al proprio territorio, sia in grado di produrre, quanta risposta ci sia, perché questa è un'iniziativa a costi inesistenti, di quanta ci sia risposta laddove necessita da parte della città, perché tutti questi musicisti, che sono musicisti di elevato livello, hanno risposto e non si sono tirati indietro rispetto ad un invito. Che cosa ci auspichiamo come amministrazione comunale? Ci auspichiamo che il prossimo anno ci possa essere di nuovo, ci auspichiamo che il nostro contributo a tutto tondo possa essere maggiore, ci auspichiamo che possa essere organizzata con i tempi che purtroppo un'amministrazione comunale deve ottemperare, quindi con i tempi della burocrazia, che non sono esattamente quelli dell'estemporaneità, e in questa maniera quindi di poter in qualche modo essere più concreti nel sostegno, e di capire come poterla inserire in un quadro cittadino più ampio, in maniera tale che non sia da pensare come l'iniziativa di un quartiere, ma l'iniziativa che un quartiere propone ad una politica culturale, che è la politica culturale di tutta la città. È una coincidenza, ma è una coincidenza da valorizzare, il fatto che per alcuni giorni sia in concomitanza con un festival importante, che è il Livorno Music Festival. Altra situazione virtuosa, perché situazione che è nata con le proprie forze e che è cresciuta nei 4 anni di svolgimento. Allora, ci si rende conto, dal momento che il festival è già iniziato, quindi è iniziato lunedì scorso, vale a dire il 25, che dal 25 al 15 settembre a Livorno c'è ogni sera musica di qualità e per alcuni giorni addirittura in luoghi diversi. Ecco, forse magari risolvere il problema dell'accavallamento potrebbe ulteriormente distribuire in maniera migliore il pubblico. O forse, che ne so, riusciremo un giorno ad avere talmente tanto pubblico che la concomitanza diventi, possa avere un senso, ma questo mandato forse non ce lo facciamo. Ma potrebbe comunque essere anche questo un obiettivo. Ovviamente 20 giorni di musica di livello, bisogna farli incontrare. Credo che questa sia un'iniziativa che con Livorno Music Festival possa dialogare. E ascoltiamo adesso l'organizzatore di questo evento, Pio Giannelli. Questi musicisti improbabili, che manifestazione è? Il fatto non c'è la musica nei quartieri popolari dove non viene mai suonata. La musica viene suonata per i ceti ricchi. Quindi è importante, diciamo, anche la partecipazione di tutti, no? È chiaro, la partecipazione di tutti quelli che amano la musica. Che tipi di musica? Tutta. La musica non c'è mica la musica bella e la musica brutta. La musica è musica. Quindi tutti i generi? Tutti i generi. Dal jazz al folk, alla classica, alla moderna, tutto. Ma è ristretta, diciamo, solo agli abitanti di Corea? No,
è per gli abitanti di Corea, gli altri se vogliono venire vengono, se non vogliono venire stanno a casa. Come è venuta questa idea? Ma è un'idea che circola da anni, 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 io l'ho sempre fatta, in quartiere ho sempre chiamato gente a suonare musica di tutti i tipi, in tutti i modi, in tutti i posti, in tutte le situazioni, feste, non feste, funerali, matrimoni, battesimi, incroci, guerre. La musica salva, può salvare l'umanità, se la gente è disponibile. Ma la gente a Livorno non vuole sentire musica, non gliene frega nulla, diciamo al 60-70% della gente non gliene frega nulla, gliene frega del calcio, gliene frega delle macchinette in cui eliminare gli spiccioli che ha in tasca perché li pesano, gli danno noia e loro infilano dentro una macchinetta e li perdono. Quindi è importante, sarebbe anche coinvolgere soprattutto i più giovani. I giovani sono già coinvolti, c'è mai bisogno di coinvolgerli, sono i vecchi che non sono coinvolti. I giovani amano tutti la musica. A Livorno è una città che a mezzanotte, anche se c'è il plenilunio, anche se c'è la notte bianca, anche se c'è il cavolo di Sumà, e a mezzanotte bisogna smettere di suonare perché la gente deve dormire. Io ho due figlioli che sono cresciuti a musica e si addormentavano sempre con la musica, e questi invece con la musica non riescono a dormire, chiamano la polizia. La polizia viene e dice basta qui, multa per schiamazzi notturni, confondono la musica con gli schiamazzi. E allora è una situazione deprecabile, tanto più che ora è un momento in cui molti locali, c'è stato momenti molto peggiori prima, quando i locali non avevano neanche i soldi per chiamare un gruppetto per suonare, ora ce l'hanno e li chiamano, e però all'11 e mezzo via, sbaraccare tutto e andare. Allora si sta nelle strade, la gente urla. E allora da noia alla gente che la gente stia per le strade perché loro non sanno dove andare, sono chiusi in casa con la televisione, donne nude e partite di calcio a rondement per tutti, a tutte l'ora, capito? E allora se andiamo avanti così si va poco lontano. Flashpoint. L'occhio sulla città da Radio Flash.